Coach, sabato si torna in campo dopo una settimana, un weekend di riposo per la Supercoppa italiana, Supercoppa che ha vinto meritatamente la Briantea Cantù contro Santo Stefano. Arriva Reggio Calabria, si giocherà alle ore 15, però guai a sottovalutare la squadra reggina. Ma l'idea che bisogna dare, soprattutto ai ragazzi, hanno una squadra giovane, è che nessuno va sottovalutato. È vero che a loro mancherà forse il giocatore più importante in questo momento, il brasiliano Clemente, impegnato nella Coppa Sudamericana. Però questo non deve farci pensare che è una partita già chiusa, dobbiamo continuare a lavorare per crescere. C'è finalmente, oggi arriva dal secondo australiano, quindi avremo anche lui da poter utilizzare e magari inserire piano piano in questa nuova squadra. Qua ci sarà la prima delle due gare consecutive al Pallacanestro, perché poi ricordiamo sarà il big match, arriverà Santo Stefano per il derby dell'Adriatico. Sì, e quindi dobbiamo sfruttare al massimo questo impegno, anche perché loro, ovviamente con giocatori diversi, hanno delle caratteristiche tecniche simili, fanno pressing, hanno giocatori molto veloci, hanno ottimi tiratori da fuori e quindi potrebbe essere sicuramente un test attendibile per poi preparare quella che è la partita che per noi significa molto perché, come sappiamo, alla fine del girone d'andata il piazzamento sarà importante per la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia. E anche e soprattutto per capire chi si andrà a incontrare nell'eventuale semifinale.